Oggi, giornata mondiale della disabilità, qual è il messaggio che deve uscire da oggi? Ma sicuramente che le persone con disabilità intellettiva possono raggiungere obiettivi importanti. Noi l'abbiamo visto con tante esperienze, con tanti anni di lavoro sul territorio, e devo dire che il progetto, il nostro Fiore all'Occhiello, è veramente il progetto che stiamo portando avanti con le ragazze e i ragazzi delle case, la Casa delle Farfalle e la Casa degli Orsi, progetti che sono finanziati dalla Regione Liguria e sostenuti con una collaborazione importante con l'ASL, il distretto, i tre distretti, ma soprattutto con l'equipe del dottor Ferrari. Dottoressa Massei, un lavoro che ha portato veramente degli obiettivi importanti per i nostri ragazzi che hanno raggiunto autonomie importanti, ma soprattutto ha dato un senso alle loro vite perché hanno avuto una seconda possibilità di vita, vivere da soli. Quale effetto ha avuto il lockdown o comunque questi mesi su questi ragazzi? È stato terribile, terribile da tutti i punti di vista. Noi abbiamo avuto la fortuna di supportarli con un supporto appunto psicologico che ha aiutato tanto. Grazie anche a Special Olympics abbiamo fatto ginnastica tutti i giorni e devo dire che la vicinanza, il fatto di sentirci tutte le volte anche su WhatsApp, ha fatto sì che la sofferenza comunque di dover stare in casa fosse attutita un po' da tutto questo essergli vicino, essere intorno a loro. Oggi pomeriggio, tra l'altro, avete avuto una conferenza. Che cosa è emerso da questa giornata, da questa riunione? Ma sicuramente l'energia dello sport, tutto quello che lo sport è e continuerà ad essere per i nostri atleti. Tanti di loro sono più di 20 anni che fanno attività sportiva e questo gli ha permesso di raggiungere autonomie importanti, per, come vi dicevo prima, per arrivare a obiettivi come l'abitare nelle loro case e progettare una vita indipendente. E sicuramente la felicità che loro hanno tratto da queste esperienze, no? Il poter vivere quotidianamente insieme ad altre persone, socializzare, vedere posti nuovi, ma soprattutto proprio il fatto comunque di stare tutti insieme.